E noi oggi facciamo questa conferenza stampa perché vogliamo presentare la sala operativa regionale per il digitale terrestre, quindi fatta nella sede dell'UNCEM, ma è fatta dalla regione, è fatta col sottoscritto che è anche coordinatore di RTRT, proprio perché vogliamo dotarci e dotare il sistema degli enti locali di uno strumento che permetta, dal momento dello switch off fino a sicuramente alla fine dell'anno, ma andrà anche oltre perché prevediamo che la durata dello switch off sia un arco temporale di 6 mesi, di questa sala operativa che sia in grado di dare informazioni in tempo reale agli amministratori di cosa succede sui territori al passaggio dello switch off e affrontare i problemi che si creeranno a seguito di questo cambio epocale della televisione. Noi abbiamo visto nelle esperienze delle altre regioni, Piemonte, Emilia, Veneto, ma anche direi nella Liguria attualmente, perché la Liguria, a parte quello che è successo purtroppo nello Spezzino, è in fase di switch off. Abbiamo visto che questo passaggio ha creato disagi, ha creato gente, popolazione che non vede la televisione, ha creato confusione e quindi noi abbiamo pensato di cercare di ovviare soprattutto alla confusione, alla malinformazione e cercare di dare comunicazione in tempo reale proprio agli amministratori di quello che succede. Siccome nei comuni piccoli e medio piccoli, che poi saranno quelli che sono più a rischio del passaggio dall'analogico al digitale, noi praticamente vorremmo, con questa sala operativa che sarà collegata al Ministero, sarà collegata con i tre network nazionali, Rai, Mediaset e La 7, e sarà collegata con gli emittenti che hanno, penso succederà oggi, assegnate le frequenze, sì, c'è già la graduatoria, ma ancora le frequenze no, che ora verranno assegnate le frequenze, e noi vorremmo con tutti questi soggetti, ecco, capire a mano che si spinge in un territorio l'analogico cosa succede. In realtà questa della sala operativa UNCEM Regione Toscana è un'esperienza pilota in Italia, nell'ambito di come è stata anche concepita, nel senso che attiva le amministrazioni, gli amministratori locali, però anche tutto l'ecosistema digitale che già esiste, quindi social network, web TV, in Toscana noi contiamo una trentina di canali che sono attivati, sono pronti a informare su quello che accade. E c'è un circolo virtuoso che in altre regioni non si è verificato, ed ecco perché quando c'è stato lo spegnimento di determinate antenne ci sono stati mesi di sostanziale chiusura dell'emittenza locale. In una fase come in questi giorni si sta verificando di emergenza, beh, questo diventa drammatico, diceva prima il presidente della Lunigiana, insomma anche lo Spezzino, se si fosse verificato una cosa del genere Ma il sarebbe stato Spezzino più. ora è in switch off, quindi loro sono proprio nel caos più completo. Volevo soltanto dare un altro dato, noi come network contiamo 533 antenne, una trentina appunto in Regione Toscana che si mettono a disposizione delle informazioni della sala operativa. È un dato particolare perché poi sul digitale terrestre si dice spesso, ma il digitale terrestre è stata una spada di Damocle sull'emittenza locale. Nelle altre regioni la chiusura di molte antenne e purtroppo posti di lavoro che si sono persi, molti dei quali sono stati recuperati poi dalla rete. Moltissime web TV si sono poi accese a seguito della chiusura di moltissime televisioni locali. Noi dal 2010 al 2011 abbiamo calcolato un più 52% di crescita dell'emittenza sul web, che da un lato ha aumentato di TV a livello Italia. In Toscana siamo a quota 32 antenne, quindi Teniamo presente che in Toscana riusciamo a reggere, quindi si spera che non ci sia questo passaggio. Ma perché vengono chiamate Beh, noi le chiamiamo antenne tra virgolette, sono web TV, anzi noi le definiamo micro web TV perché sono geolocalizzate. 533 Sì. Però l'aspetto particolare è questa esperienza assolutamente pilota in Italia rispetto a una sala operativa che dialoga con amministratori locali, ma con i social network e un ecosistema digitale che si attiva per la prima volta. Grazie, poi dopo mi Un'idea di che share avete, di quanta gente Molto vari, come noi in realtà siamo nati nel 2004 su ispirazione di Carlo Freccero. Ad oggi calcoliamo che sommati, assemblando tutti quanti i dati, abbiamo un 300.000 utenti, Italia. esatto, collegati col circuito delle 533 antenne. La conferenza stampa di oggi è rilanciata da una settantina di antenne anche fuori Regione Toscana, perché questa esperienza poi diventa un po' pilota anche per altre regioni.